Eccoci qua, signori, bentornati. Dopo la pubblicità, ancora una volta festa in piazze e con orgoglio vi dico che è giunto il momento del Festival del Talento di Festa in Piazza. Domanda al pubblico, voi siete pronti? Sì? Sì! Ho sentito quindi la risposta, possiamo passare alle presentazioni dei concorrenti. Tre concorrenti che saranno giudicati chiaramente quindi dal pubblico presente in sala, Talento di Festa giudice in Piazza. Tre concorrenti. Andiamo a conoscere il primo, che è un giovane ragazzo di Bergamo che fra le tante cose fa anche l'imitatore. Lui è Gianmarco Cornolti. E festa in piazza, festa in piazza, festa in piazza. Sera, sera. Festa in piazza. Gianmarco, benvenuto. Grazie, grazie mille. Allora, buonasera. Dicevamo, fra le tante cose, perché hai il hobby della recitazione, della televisione, sì, la segui anche con tanto interesse, fai anche l'imitatore, ma di cosa ti occupi nella vita di ogni giorno? Sono studente universitario, la laurea specialistiche di lingue e letterature straniere a Bergamo. Cosa ci presenti oggi? Un collage di vari personaggi che ben conoscete. E allora, forza, cara antennina, noi usciamo, vi lasciamo in compagnia di Gianmarco Cornolti, concorrente numero uno. Buonasera, buonasera a tutti! Sono Vittorio Sgarbi e sono venuto oggi per parlarvi di arte. Per parlarvi di arte, qualora anche voi non la conosceste? Hai capito cosa ho detto? Ignorante! Ignorante! Chiudi quella bocca! Chiudi quella fogna marcescente dalla quale ti escono i suoni articolati! E sei fortunato che io ho dei modi garbati! Raimondo Vianello! Ma buonasera, buonasera! Zitti, zitti, no! Ricordatevi, signori uomini, che il matrimonio è come un mazzo di carte! Sì, il comune ti fa le carte! Ma la moglie ti fa il mazzo, zitto, zitto, zitto! Luca Giurato! Oh, eccoci qua, carissimi amici, dal vostro Luca Giurato! Oggi, pensate un po', vorrei spezzare un'arancia a mio favore. Io sono un giornalista che quando ha scoperto la televisione ha finalmente unito l'utero al dilettevole, eh? Mara Venier! Eccomi qua, bei bisticoni della zia! Non mi fate ridere che mi si scusano tutti i punti del lifting. E per finire Beppe Grillo. Ragazzi, ve la giuro, una roba pazzesca. Io non ci capisco più niente. La Morazzi ha detto che adesso verranno multati quelli che fumano gli spinelli per la strada. E c'ha ragione, perché ha detto che gli studenti, se vogliono drogarsi tutti i giovani, devono comportarsi come tutti gli altri. Sì, devono prima farsi eleggere in Parlamento. Perché ricordatevi che la vita è come un albero di Natale. Arriverà prima o poi qualcuno a romperti le palle. Grazie, grazie. Gianmarco, grazie. Grazie. Complimenti a te, caro Gianmarco. Grazie. Grazie, grazie mille. Puoi accomodarti da questa parte. Io ti seguo, così prepariamo anche le...